Avanti! I coniugi Pozzi, ma prego, accomodatevi! Buongiorno, dottore! Buongiorno, come andiamo? Ah, bene! Beh, e lei? Beh, cosa? Benissimo, benissimo! L'importante è essere d'accordo. Torniamo a noi, come va? Come va con l'allattamento? Forse è meglio che lo chieda lei. Con l'allattamento, come va? No, guardi, ho preferito togliere il seno al quarto mese per la mia indipendenza. Poi sa com'era scomodo andare in discoteca tutto il tempo con lui attaccato. Potevate portarlo al cinema. Glielo avevo detto anch'io. No, io ero contrario. Ero contrario perché io volevo che andasse avanti l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il latte lo chiama l'oro bianco. Il bimbo finché ha lattato il seno non si ammala, gli anticorpi della mamma. Sì, sì, di la verità che tu volevi che andava avanti perché c'avevo due tette grosse così. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che due tette grosse così tirano sul morale del padre. Invece due palline da ping pong sono un po' deprimenti. Lei cosa ne pensa? Beh, per essere deprimenti, sono deprimenti. E veniamo allo svezzamento. Il Lucchino, ditemi, il Lucchino, mangia di tutto? Ah, guardi, per quanto riguarda l'alimentazione, direi che mangia volentieri. Sì, sì, mangia volentieri, soprattutto quando cucina mio fratello. Sa, mio fratello è un grande chef. Cosa c'entra, ma che è un grande chef? Perché ci vuole Carlo Cracco per cucinare una pastina col formaggino? Non lo so, però ieri Luchino si è leccato i baffi. Sarà stato per quella punta di peperoncino che gli ha dato quel tocco in più alla pastina, forse. Hai dato il peperoncino al bambino? Per quello che non ha dormito! Ma si figuri se non dorme per il peperoncino. Sarà stato per quella punta di caffè nel tiramisù. Hai dato il caffè al bambino? Ma sì, per stemperare il sapore dell'alcol! Davide? No, no, lascia star la caponata. Ha detto caponata? Sì. Se l'ha già fatta, ci penso io. Glielo posso? No, grazie. Salve, sì, sono il dottor Macchi. No, non vorrei disturbarla, ma se la caponata l'ha già fatta, se la potrebbe anche arricchire, poi ci penso io a farla fuori. Ragazzi, se vi è piaciuto, cliccate mi piace, mi piace, mi piace. E mi raccomando, condividete i vostri amici e ditelo in giro che ci siamo anche noi. Lei cosa ne pensa? Uè, se non avete niente da fare, cliccate, che noi siamo sempre qui, te capì? Ma vada via il c***o.